Bentornati da Weka. Come ogni settimana, oggi un nuovo tema, una nuova proposta, consiglio per la pastorale attraverso le nuove tecnologie. C'è uno strumento di cui vi vogliamo parlare oggi che consente di lavorare insieme online. Si tratta di Padlet. Ne avete sentito parlare? No? Solo un pochino? Ecco di che cosa si tratta. Pensando alla mediamorfosi, Padlet ben rappresenta il senso della seconda età dei media, l'età della condivisione e della collaborazione che consente a più utenti distanti geograficamente di scrivere e lavorare insieme in un ambiente comune. Il concetto di ambiente, infatti, è la metafora che ben definisce questa età segnata dalla logica del contatto. Ma allora che cos'è Padlet? Lo vediamo insieme. Si tratta di un applicativo che consente, dopo una prima registrazione, di creare bacheche private, condivise e coabitate, dove appuntare idee, risorse, materiali, in una sorta di canovaccio che è tutt'altro che statico. Una volta creata la bacheca, infatti, è possibile scrivere testi brevi, inserire link, immagini, video, mappe, qualsiasi contenuto che vogliamo consegnare alla bacheca e possiamo sistematizzare a seconda della struttura scelta. Ma quali usi possiamo prevedere, pensando alle attività educative nei centri di aggregazione e nella pastorale? Tante le idee. Condividere una bacheca di note, dove appuntare idee da esplorare, ad esempio in un progetto per la comunità, costruire una lezione per un seminario a distanza, in presenza, ma anche in ottica integrata, unendo diversi materiali e stimoli. E ancora, gestire un brainstorming in presenza, a distanza, ancora una volta in ottica mista, per raccogliere le idee dei partecipanti. Documentare un percorso, lasciando nello spazio digitale i materiali, i prodotti, gli stimoli e gli artefatti cognitivi prodotti. Far lavorare adulti e ragazzi su un progetto, ecco, ad ogni scelta corrisponde una struttura ottimale che vediamo insieme. Un muro classico, dove i contenuti assumono la forma di blocchetti o mattoncini, una lista per disporre contenuti dall'alto verso il basso in un elenco di facile lettura, una griglia per organizzare i contenuti in box disposti in una sorta di fila, in colonna per raggruppare i contenuti in colonne tematiche e ancora in conversazioni, ricreando la comunicazione tipica della chat, sotto forma di mappa, aggiungendo i contenuti, appunti su una mappa lineare e infine in modalità timeline per disporre i contenuti su una linea orizzontale. Ecco, la bacheca non è necessariamente pubblica, siamo noi a decidere attraverso l'opzione privacy come gestire lo spazio. Ogni muro può essere visibile solo a chi l'ha creato, ma anche ad altri. Possiamo scegliere se dare loro l'opportunità di visualizzare la bacheca, scrivere qualcosa partecipando e contribuendo attivamente all'estensione del prodotto. È possibile anche scegliere l'opzione Modera Post per gestire la comunicazione attraverso la figura di un moderatore. Un ultimo tema. Esteticamente Padlet consente di allestire il proprio muro attraverso colori, sfondi, iconi e testi. Si può certamente rimanere in un piano più formale, ma anche giocare con le possibili scelte tematiche a disposizione. Inoltre, possiamo condividere il prodotto attraverso i social media, esportarlo come PDF, immagine o Excel, ad esempio, per ritornarci riflessivamente insieme agli educatori o inserire il lavoro in un report. La logica è chiara. Padlet diventa un'occasione di raccolta e di rilancio di contenuti e di stimoli, pensando anche all'integrazione di aule presenziali e digitali, e un modo per partecipare e pensare insieme. Grazie ad Alessandra Carenzio, che è anche il volto di questo tutorial. Appuntamento a settimana prossima, ogni mercoledì e quando volete, sui social, ma anche su Alexa e Spotify. Noi ci siamo.